Salve gente, io sono Luca e qui ho alcuni fogli in cui mi sono appuntato vari modi di dire, espressioni idiomatiche, frasi utili, utili per chi magari studia l'italiano, già lo parla abbastanza bene, ma vuole espandere il proprio lessico, cioè imparare nuove espressioni, nuovi modi di dire. Comunque sia, nello splendido video di oggi volevo parlare del modo di dire portare l'acqua al proprio mulino, oppure portare acqua al proprio mulino, senza articolo. Le due espressioni sono perfettamente identiche. No, perché poi c'è qualcuno che mi dice, ma Luca, si dice portare l'acqua o portare acqua? Si può dire in un modo, si può dire nell'altro modo. Sinceramente io ho sentito entrambe le versioni, non è che c'è una versione giusta e una sbagliata. Ma veniamo subito al dunque e cerchiamo di capire cosa significa questa espressione. Allora, fondamentalmente significa dire cose che mettono noi in una luce migliore rispetto agli altri, cioè dire cose che ci fanno sembrare migliori rispetto agli altri, oppure dire cose che fanno sembrare quello che noi abbiamo fatto come qualcosa di ancora meglio di quello che è. Ma facciamo subito un esempio. Se io ho studiato, per esempio, non so, medicina, supponiamo che io abbia studiato medicina, se io vado in giro a dire sì, però medicina è molto più difficile delle altre facoltà, sai, quella che ti richiede più impegno, devi studiare di più, le altre facoltà sono molto più facili e medicina è più difficile. Se io ho studiato medicina, ho preso la laurea in medicina, dicendo queste cose fondamentalmente io come posso dire, porto l'acqua al mio mulino, perché faccio sembrare quello che ho fatto io meglio di quello che hanno fatto altri, o meglio, faccio sembrare quello che ho fatto io più difficile di quello che hanno fatto altri, perché dicendo così sembra che medicina è più difficile, le altre sono più facili, quindi sottointeso io sono più bravo perché ho fatto una cosa più difficile. Questo fondamentalmente significa portare l'acqua al proprio mulino. Cos'è il mulino? Il mulino è, non so se sapete questa parola, spero che la conosciate, comunque se non la sapete non c'è nessun problema perché ve lo dico subito. Il mulino è quella cosa con le pale che gira così, no? Non so se avete presente Don Quixote che combatteva contro i mulini a vento. Ecco, in quel caso si chiamavano mulini a vento, perché il vento faceva girare le pale, no? Però tradizionalmente il mulino non funziona con il vento, funziona con la forza dell'acqua, e quindi con i fiumi, i ruscelli, i canali che passano, il fiume passa e fa girare queste cose qua che si chiamano pale, no? Poi fa girare le pale. Con questa energia c'è dentro una macchina che tritura il grano, che schiaccia il grano. Vabbè, adesso non stiamo a entrare nei dettagli tecnici che non ci interessano. Il concetto è questo: portare l'acqua al proprio mulino significa indirizzare il flusso dell'acqua verso di noi, cioè verso il nostro mulino. Quindi è un modo di favorire noi, quindi questo da qui metaforicamente si è sviluppato questo modo di dire di portare l'acqua al proprio mulino, che significa, come dicevo, mettere noi in una luce migliore rispetto agli altri, quello che abbiamo realizzato spacciarlo per migliore rispetto a quello che magari hanno realizzato altri. Ovviamente questo comportamento, come ben saprete, piuttosto diffuso, quindi tutti grosso modo tendiamo a fare così, cioè alla fine se uno studia legge dice che legge è più difficile, se uno studia ingegneria dice che ingegneria è più difficile, sono questi comportamenti, cioè veramente umani, chiamiamoli così. Ah, ecco, un altro esempio che potrei fare di
portare l'acqua al proprio mulino. Per esempio, sicuramente conoscete persone di questo tipo, magari, non lo so, una ragazza mora, quindi con i capelli scuri, che dice: ma le more sono più intelligenti delle bionde, oppure ma le more sono più belle delle bionde, oppure una ragazza alta che dice: ma le ragazze alte sono più belle di quelle basse, no? In questo caso lei non è chiaro se dica questa cosa perché la pensa veramente o per portare l'acqua al proprio mulino, cioè per mettersi in una luce migliore, oppure una persona con gli occhi azzurri che dice: ma gli occhi azzurri sono più belli. È sottointeso che lo dica perché comunque lei ha gli occhi azzurri e allora dice: gli occhi azzurri sono più belli. Quindi è difficile capire se quello che dice è oggettivo perché lo pensa veramente oppure per farsi un, come dire, un autocomplimento, come dicevo prima, portando l'acqua al proprio mulino, no? E questo, come dicevo prima, è un comportamento umano che esiste. E vabbè, comunque non entriamo nell'antropologia di questi comportamenti. Spero tutto sia chiaro. Se non è chiaro, mi raccomando, lasciate un commento, una domanda, qualcosa. Per il resto, alla prossima.